questo filmato che stiamo per farvi vedere, realizzato dalle Iene, si è aperto un grande dibattito politico. L'hanno già soprannominata Rimborsopoli, con la scarsa fantasia che contraddistingue i giornalisti, e cioè il caso dei rimborsi che alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle non avrebbero, o non hanno, anzi possiamo dire, dato al fondo del medio credito a cui loro si erano impegnati di rimborsare parte del loro stipendio. Poi ne parleremo bene e diffusamente. Intanto ringrazio Gianluigi Paragone, candidato per il Movimento 5 Stelle, che lo vedete qua perché è in giro per l'Italia e non siamo riusciti a portarcelo in studio, Paragone. Ma vediamo subito, grazie Gianluigi per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Vediamo subito il filmato che per la televisione è inedito delle Iene. Vediamo. Un parlamentare che dichiara di aver restituito una certa cifra, sì, in realtà ha versato molto meno perché il resto si è tenuto in tasca, no? Certo. Quel parlamentare è presentabile per lei o non è presentabile? Lo dobbiamo mettere fuori, infatti io sono dell'idea che chi fa queste cose deve andare fuori dal movimento. Parliamo dell'onorevole Andrea Cecconi, capogruppo alla Camera e capolista nelle Marche, e del senatore Carlo Martelli, matematico, noto per andare anche in aula con i suoi inseparabili sandali e capolista in Piemonte. A entrambi abbiamo chiesto quanto per loro fosse importante uno dei cavalli di battaglia di cui il candidato premier è molto orgoglioso. Per chi ancora non lo sapesse, i deputati e senatori pentastellati si sono impegnati a tenere per loro solo metà di ciò che ricevono ogni mese e di restituire alla collettività tutta quella parte di stipendi e di rimborsi che non spendono per attività politica, versandola in un fondo per il microcredito a favore delle piccole e medie imprese. Vi dobbiamo far vedere come funziona la rendicontazione delle restituzioni dei parlamentari 5 Stelle. Sul sito www.tirendiconto.it ogni deputato pubblica in una scheda personale il suo stipendio e i rimborsi ricevuti, con la rendicontazione delle spese sostenute e con il bonifico di restituzione effettuato ogni mese. E questi bonifici dovrebbero essere la prova della restituzione avvenuta. Per esempio, basta cliccare sulla foto di Luigi Di Maio, scegliere il mese che si vuole verificare, ecco che spunta il bonifico di restituzione, con la data di esecuzione, il numero dell'ordine e l'importo, oltre che la causale, che poi è sempre la stessa, cioè versamento a favore della microimprenditorialità. Ma prima ascoltate la segnalazione che ci è arrivata da un ex attivista 5 Stelle, che per il momento ha preferito rimanere anonimo. È sulla fiducia, una fiducia mal riposta, perché spesso i bonifici delle restituzioni sono farlocchi. Farlocchi in che senso? Farlocchi nel senso che l'importo dei bonifici dopo non compare nel fondo del microcredito. Come fanno? Ma io penso molti li annullano. Cioè? Fanno il bonifico e hanno 24 ore di tempo per annullarlo, e lo annullano. Ci puoi fare qualche esempio specifico? Abbiamo un ex capogruppo alla Camera dei Deputati, Andrea Cecconi, che dichiara di aver fatto 11 bonifici per più di 21.000 euro, ma non c'è traccia sul fondo del microcredito. È un importante? Assolutamente sì, anche perché è di nuovo candidato, poi si trova nel suo collegio a sfidare l'ex ministro degli interni Minniti. Questi 11 bonifici di Andrea Cecconi non sarebbero mai arrivati al Ministero dell'Economia. Ma noi a questa cosa non vogliamo crederci. E quindi siamo andati a chiedere proprio a lui. Che ne pensa invece, no, di quelli che per farsi belli dichiarano di aver restituito una certa somma, ma poi nei fatti hanno versato molto meno e si sono trattenuti soldi in tasca? Ma guardi, non so se questa cosa sia successa, se... Se dovesse mai succedere, no? Come definirebbe chi fa una cosa del genere? Ma un disonesto o... Sì, ma disonesto lo direi, insomma. Quindi possiamo dire che lei è un disonesto? No, non perché sono un disonesto. Mi dica. Un vostro attivista deluso. Sì? Mi ha raccontato, no? Sì. Che lei, di tutti i soldi, sì, che ha dichiarato di aver restituito, sì, in realtà se ne è trattenuti ben 21.000. No, non mi sono trattenuto 21.000 euro, guardi, ho tutti i bonifici fatti, sono caricati online, non è una cosa fattibile, nel senso... Non è fattibile? No, poi dopo voi fate tranquillamente le vostre verifiche, cioè, no, i vostri conti. Non è che lei magari per questi 11 bonifici ha fatto l'ordine per avere la distinta da pubblicare e poi l'ha revocato? No, 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 assolutamente, no, non c'è possibilità. Non è che sono 11 bonifici fantasma che da una parte appaiono e dall'altra scompaiono? No, non, mi dice una cosa che francamente mi lascia allibito. Non... Cioè bonifici che si sono persi per strada, anziché finire sul conto del microcredito sono rimasti sul suo deconto. No, guardi, io le posso tranquillamente far vedere il mio conto. Non è vero che lei ha versato 21.000 in meno? No, io non ho neanche calcolato quanti ne abbia versati, di non ho fatto il conto, ma non li ho versati in meno. Come ce lo dimostra che non è stato fatto? Mi dice quando, come lo vuole vedere dimostrato, glielo faccio vedere. Ad esempio, possiamo andare a controllare sul suo estratto conto se questi famosi 11 bonifici incriminati le sono stati effettivamente addebitati?
Ma certamente. Adesso non lo posso fare perché non c'ho l'accesso al conto, ma si può fare. Come rimaniamo? Posso vedere il suo numero? No. Fra quanto ci richiama? Guarda, più o meno? Io non vado a Roma spesso in questo periodo. Più o meno fra quanti giorni? Più o meno? Adesso non mi faccia pressione su questo. Allora aspettiamo una risposta e l'onorevole Cecconi ci dimostrerà che non è un furbetto dalla restituzione. Andrea Cecconi chi l'ha visto? Noi non l'abbiamo più visto né sentito. E per un bel po' di giorni ha pure chiuso il suo profilo Facebook. Greta. Dopo questa prima parte ne vedremo una seconda parte dell'inchiesta delle Iene. Nel frattempo però sono passati giorni e qualche chiarezza si è avuta, no? Eh sì, perché è proprio stato pubblicato in queste ore sul blog delle Stelle, a firma di Luigi Di Maio, sono stati pubblicati i nomi e gli importi di quanti, secondo appunto il Movimento 5 Stelle, non avrebbero versato appunto i soldi per il fondo per il microcredito. Eccoli qua i nomi, li vogliamo leggere insieme, vogliamo leggere anche le cifre. Ivan Della Valle non avrebbe versato 272.000 euro. Girolamo Pisano 205.000, Buccarella 137.000, il senatore Carlo Martelli 81.000, Elisa Bulgarelli 40.000, Andrea Cecconi circa 28.000, Silvia Benedetti circa 23.000, Emanuele Cozzolino circa 13.000. Lo ripetiamo, sono nomi pubblicati sul blog delle Stelle. Bene.